Direttamente dall'Eichmann siamo al padiglione dove c'è Nolan e X-Light in compagnia di un protagonista, di uno che i colori del marchio italiano li porta alla grande, Marco Macio Melandri. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao. Come stai? Benissimo, grazie. Una domanda di rito: finita la stagione di gare, è un momento un po' di pausa, hai già assaggiato qualcosa che ti riguarda per la prossima stagione? Allora, prima domanda ovviamente Eichmann, grande festa, grande momento per vedere i tifosi, che pensi tu dell'Eichmann? L'Eichmann è una fiera secondo me bellissima, perché comunque c'è un mix di tutto un po' di quello che riguarda le moto, quindi è anche un motivo di divertimento per noi piloti, perché ci troviamo tra colleghi di tante specialità diverse e il contatto con il pubblico è fantastico e mi piace, io vengo volentieri e mi diverto sempre. Senti, cosa ti chiede spesso il pubblico, magari quando ti incontra ormai a bocce ferme, come si suol dire, come è andato, un pensiero, gli avversari, cosa si può fare? No, per lo più dei gran saluti, anche complimenti, è bello, poi mi chiedono dove è la mia amorosa quando non la vedono, quindi no, è divertente, diciamo, non fanno domande scontate. Ok, quindi molto interesse anche da questo punto di vista. Facciamo un po' di analisi sulla stagione che è finita, hai salutato un team, ritorni, mi permetto di dire, in Italia alla grande con dei marchi che già conoscevi, quindi con Aprilia un bel ritorno, un bel matrimonio che si riforma. Sicuramente, ho avuto le emozioni più forti da Aprilia e tornare in questo momento è bello, ho 10 anni in più, sono più maturo e credo di trovare il pacchetto necessario per esprimermi al meglio in moto, quindi non vedo l'ora di iniziare questa esperienza, di avere dei test con una buona meteo per iniziare a capire al 100% la moto. Senti, le prime sensazioni su questa 4 cilindri a V, quindi abbandoni un concetto del 4 in linea a favore di una soluzione che sembra essere una delle migliori per fare le cose in grande in Superbike. Sì, io sono sempre stato favorevole al Big Bang, Yamaha mi piaceva molto il motore. In BMW ho provato a chiedere se era possibile passare da Screamer a Big Bang, ma i regolamenti erano troppo restrittivi e non era permesso. Quindi mi piace, perché credo che il Big Bang sia il motore più adatto alle caratteristiche più adatte al mio stile di guida e sono sicuro che mi divertirò tantissimo. Senti, un saluto alla squadra vecchia, facendogli magari un complimento su qualcosa che ti è piaciuto di loro, e un saluto invece alla nuova, di cosa ti è piaciuto subito, come pronti via. Ma sai, con la mia squadra vecchia, il mio garage, ho avuto 3 anni fantastici, ho trovato persone stupende, molto competenti, non hanno mai dubitato delle mie possibilità e anche quando eravamo in difficoltà mi hanno fatto sempre di tutto per venirmi dietro, e questa è stata una fortuna incredibile. Quindi spero a tutti i ragazzi di fare un futuro radioso, che si divertano e chissà, magari ci si potrà rincontrare più avanti. Con Aprilia mi è piaciuto comunque il fatto che Aprilia è un'azienda racing, ho trovato 2 ragazzi che già lavoravano con me 10 anni fa, quindi spero da ripartire da là, da dove abbiamo lasciato. Allora, un in bocca al lupo da parte nostra per la prossima stagione e ti chiedo un saluto invece a chi ci guarda e alla gente dell'Eichmann. Crepi il lupo. E un saluto a tutti gli amici dell'Eichmann e venite a trovarci, perché è un salone veramente da vivere.